Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un range test, o meglio un triplo range test. Metteremo a confronto quelli che sono attualmente i tre piccoli droni che pesano meno di 250 grammi, o meglio i tre unici droni che hanno caratteristiche importanti che pesano meno di 250 grammi, quelli che attualmente si possono comprare. Poi sapete che adesso arriverà anche Autel con il suo Autel Evo Nano, poi probabilmente magari arriverà ancora qualcos'altro, però a oggi ragazzi gli unici tre droni sono loro: DJI Mini 2, Apsan Zino Mini Pro e Fimi X8 Mini con batteria Pro, che lo rende un drone da 249 grammi. Quindi ragazzi faremo un range test, ovviamente lo faremo qua sul lago, quindi un range test in sicurezza. Mi raccomando, non fate range test a caso, io li faccio in queste situazioni sul lago, quindi non per fare riprese video, quindi è un posto giusto solo per fare range test, perché anche se il drone dovesse avere problemi e precipitare, precipita nel lago, io perdo il drone e quelli sono affari miei, mi sparo magari, però non faccio del male a nessuno. Quindi non fate mai range test e soprattutto non fateli mai dove non ha senso farli, ma anche perché, come sapete, i range test non servono solo per vedere chi è che va più lontano, ma quello che ha il segnale più forte, che ci permette di avere tanta sicurezza anche quando vogliamo, comunque stando diciamo nelle regole di distanza date dalla normativa. Quindi più il segnale è forte, più vuol dire che avremo comunque un segnale con un ritorno video sempre ottimo, anche con interferenze, stando appunto vicino a noi, perché ovviamente un range test lo fa in queste situazioni, ma non ci sono interferenze, quindi ovviamente la distanza raggiunta è molto maggiore rispetto a magari altri posti in cui potreste andare a fare volare il drone, ma ci sono tante interferenze dei segnali wifi, quindi la distanza diminuisce. Però se il segnale del drone è forte, ovviamente il ritorno video rimarrà comunque ottimo e non subirà le interferenze anche stando vicino a voi. Quindi ragazzi, mi raccomando, non fate range test, e soprattutto se proprio li volete fare, rischiando comunque il drone, fateli dove non fate e non rischiate di fare male a nessuno. E detto tutto questo, adesso però iniziamo. Quindi inizieremo con Apsan Zino Mini Pro, che è quello che mi incuriosisce più di tutti. Lui dovrebbe avere anche un ritorno video migliore rispetto agli altri due come qualità, perché dovrebbe avere un ritorno video a 1080p, mentre gli altri due dovrebbero avere un ritorno video a 720p. Quindi partiremo con lui, poi con Fimi X8 Mini con batteria Pro, quello che lo rende un drone da 249 grammi, e poi con il re incontrastato, almeno fino ad oggi, che è il DJI Mini 2, per quanto riguarda appunto i droni da 249 grammi. E in più in questo range test si potrà vedere anche la batteria, come si comporta la batteria, o meglio le batterie di questi droni, l'autonomia che hanno. Quindi questo range test servirà a capire tante tante cose. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e iniziamo questo range test. Mode of control avoidance mode. Please fly with caution. Per fare il range test andremo ad un'altezza di 70 metri. Perfetto, e adesso direzione il nulla. Siamo a 224 metri. Siamo a quasi 500 metri, manca poco. Siamo a 500 metri, provo a muovere il gimbal. Il ritorno video direi che è ancora ottimo, guardate come si muove bene il gimbal. Quindi ritorno video perfetto in questo momento. Siamo a 600 metri e il ritorno video è ancora ottimo. Vi ricordo che l'Apsan Zino Mini Pro trasmette sulla banda a 5,8 GHz. Ha solo quella, quindi non può switchare su nient'altro, e che ha un sistema proprietario, quindi non ha un wifi classico ma ha un sistema proprietario di Apsan, in questo caso la versione 3 di questo sistema proprietario, che si chiama SyncLix, se non sbaglio il nome, se l'ho pronunciato giusto o meno. Siamo quasi a 900 metri, perfetto. Muoviamo ancora il gimbal e direi che ancora il ritorno video è perfetto. Perfetto, sta procedendo in maniera fluidissima il video, ottimo, ottimo davvero. Siamo a una distanza di 1050 metri, 1500 metri ed è ancora tutto perfetto. Guardate il movimento del gimbal, perfetto, perfetto. Complimenti Apsan.
Siamo quasi a 2000 metri e ragazzi, il gimbal si muove ancora bene, non c'è stato un lag, non c'è stato niente. Il ritorno video è stato perfetto fino adesso, quindi direi che davvero ottimo, anche perché ovviamente 2000 metri di distanza per un drone da 249 grammi è tanta roba, non perché non si possa fare di più, ma perché tanto non serve secondo me di più, tolto poi il discorso legale, ma questa è una prova giusto per capire la qualità e la potenza del segnale che ha, appunto per avere una sicurezza in tutte le situazioni. Quindi se abbiamo un segnale che riesce ad arrivare a queste distanze, vuol dire che anche con delle interferenze avremo sempre un ritorno video e una sicurezza nel ritorno video, quindi tutto il nostro volo sarà molto molto più sicuro. Siamo quasi a 2500 metri, mancano 100 metri adesso, muovo ancora il gimbal, fantastico, guardate che roba, fantastico, Non l'avevo ancora fatto il range test, lo sto facendo adesso per la prima volta con voi, appunto perché ci tengo, come sapete, sempre a trasmettere le emozioni reali che provo anch'io nel fare le cose e non ricreare cose in cui ho già provato e so già come va a finire. La batteria, siamo al 68% di batteria e probabilmente arriveremo a 3 km perché comunque il gimbal si muove ancora benissimo, quindi sicuramente arriveremo a 3 km. È uscito anche il sole adesso finalmente, perché non ce n'era tanto fino a un minuto fa. Allora mancano 100 metri, siamo a 3 km perfetto, la batteria 66% ancora, guardate che roba, neanche un minimo lag ha fatto e ci stiamo avvicinando ai 3500 metri fantastico. Direi però che quando arriviamo a 3.500 torniamo perché non voglio avere problemi o sorprese con la batteria, quindi a 3.500 ragazzi torniamo, perché per me è più che sufficiente come test, o meglio come range test, fantastico, anche perché fino a 3.500 ragazzi non ha fatto il minimo lag, guardate, continua a muovere il gimbal perché è incredibile. Ok, 3.500, 62% di batteria, return to home, lo attivo io, probabilmente lui sarebbe andato oltre e probabilmente anche di tanto, perché comunque non ha fatto il minimo scherzo il ritorno video, fantastico, fantastico, quindi adesso aspettiamo che torni. Perfetto, siamo a circa 100 metri, il drone ormai dovrebbe essere qua, dovrei iniziare a vederlo in teoria, 35 metri, ormai dovrebbe essere quasi sopra di me, vediamo se riesco a vederlo. Sì, è sopra di me, esattamente sopra. Sara, ce l'ha fatta, è tornato da dove è partito, io non lo vedevo, l'ha visto mia figlia perché è proprio sopra di me, sta atterrando. Abbasso il gimbal così vedete anche voi che sta tornando da dove è partito. Quindi siamo andati a 3,5 km con l'Apsan Zino Mini Pro, questo è il nostro accampamento, è sopra di te? Allora, il nostro accampamento lo state vedendo nell'inquadratura. Allora, abbiamo il 40% circa di batteria ed è andato a 3 km. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Non tanto per i 3,5 km a cui è andato, ma soprattutto per come li ha fatti, cioè non ha fatto il minimo lag, non c'è stata la minima interferenza, non c'è stato il minimo sgranamento dell'immagine, veramente pazzesco. Quindi adesso facciamo atterrare lui sulla mano e poi decolliamo con Landing. Fimi X8 Mini. Perfetto, adesso siamo pronti con X8 Mini a fare la stessa identica prova. Stesso range test, abbiamo 15 satelliti, andiamo ad un'altezza di 70 metri e via.
Anche l'X8 Mini, come per l'Apsan Zino Mini Pro, trasmette in 5,8 GHz ed è l'unica frequenza che ha anche lui, quindi praticamente simili da questo punto di vista, però cambia il tipo di segnale, perché Apsan ha il suo sistema proprietario e anche comunque Fimi ha un suo sistema proprietario. In questo caso lo sto usando con le batterie, quelle Pro, quelle che portano il drone sotto i 250 grammi, quindi è un test alla pari in tutti i sensi, perché comunque i tre droni che proveremo oggi quindi sono da 249 grammi. Muovo il gimbal, direi ottimo. Poi ditemi voi come vedete il ritorno video dal punto di vista della definizione, perché come sapete non tutti hanno lo stesso ritorno video dal punto di vista della qualità, proprio della definizione, del dettaglio. Apsan dovrebbe addirittura avere un ritorno video a 1080 contro i 720 di Fimi X8 e del DJI Mini 2 che proveremo tra un po'. Allora, ritorno video ancora ottimo, siamo circa a un chilometro, o meglio manca ancora un pochino in realtà a un chilometro, siamo a 920, ormai siamo quasi al chilometro. Teniamo d'occhio le batterie, perché come vi ho detto qua sto usando le batterie Pro e non le ho ancora testate bene. Perfetto, abbiamo passato i 1000 metri e siamo a 87% di batteria, 16 satelliti, quindi tutto è ottimo per il momento. Muoviamo ancora il gimbal, che direi che è perfetto. Siamo quasi a 1500 metri, 84% di batteria. Allora, continuiamo. Siamo quasi a 2 km, non manca tanto ai 2 km. 2 km. ...80% di batterie, gimbal ancora perfetto, e ormai siamo a 2 km, guardate che roba! Fantastico anche il Fimi X8 Mini, dal punto di vista del range e della qualità video, soprattutto della fluidità del ritorno video, perché qualità video secondo me Apsan è superiore, ma fluidità in questo momento praticamente uguale. Guardate come si muove ancora il gimbal, fantastico, e siamo a 2500 metri. Questo drone è incredibile, perché comunque se lo si acquista con i coupon al prezzo di circa 300 euro li vale davvero tutti. È un drone che con la batteria Pro è sotto i 250 grammi, quindi fantastico, fantastico anche questo Fimi X8 Mini. È incredibile la qualità che hanno raggiunto questi piccoli droni che pesano davvero poco. Allora, abbiamo 75% di batteria, vediamo se raggiungiamo lo stesso distanza delle Apsan Zino Mini. Fluidità ancora fantastica, quindi perfetto. Siamo quasi a 3000 metri. 74% di batterie, ovviamente teniamo d'occhio la percentuale di batteria perché questo drone deve pure tornare, quindi 3000 metri, se arriviamo a 3500 poi mi fermo e torno anche con lui, perché non vorrei avere sorprese con la batteria, ragazzi, soprattutto questa che non conosco, questa versione Pro. Siamo quasi a 3200, a 3500 mi fermo, ragazzi, indipendentemente da tutto. Ormai siamo a 3400, 70% di batteria. Dai, arriva a 3.5, ti faccio tornare, piccolo Fimi X8 Mini. Ormai ci siamo. Dai che arrivi a 3.5 e mi fermo, Perfetto, mi fermo, ragazzi, fluidità del gimbal. Direi ancora più che buona. Ovviamente la definizione è inferiore a Apsan, ma guardate che fluidità che abbiamo ancora, anche qua. Quindi, return to home. Perfetto. E aspettiamo che torni. Ok, return to home attivato, abbiamo 68% di batteria, cioè adesso il segnale se n'è andato via adesso che sta facendo il return to home. Allora, incredibile, se n'è andato via il segnale adesso che sta facendo il ritorno e non l'ha perso andando. Ah, ok, l'ha riagganciato, va bene, si vede che girando ha le antenne messe in maniera magari diversa il drone come posizione, quindi il ritorno video è un po' più critico, però l'importante è che adesso torni, lampeggia un po' il ritorno video, sembra quasi voluto perché è quasi a cadenza questo lampeggio.
Vediamo se adesso lo mantiene. Ok, 66% di batteria, sta ritornando e dopo proveremo ovviamente il nostro amatissimo DJI Mini 2, che come sapete con gli ultimi aggiornamenti del radiocomando, cioè tutto quello che concerne gli aggiornamenti, DJI sembra sia andato a modificare qualcosa nella connessione, non tanto nella potenza del segnale ma proprio nel protocollo della connessione, e non si ha più la stessa resa di prima. Quindi vediamo come si comporta, anche perché come sapete DJI Mini 2 è l'unico drone che ha tra questi tre che ho provato oggi la doppia frequenza, quindi 5,8 e 2,4, quindi ha questo vantaggio in più. Poi ha l'OcuSync 2.0, questo sistema proprietario di DJI, che vedremo tra poco come si comporterà in questo range test di confronto tra questi tre droni che sono al momento a oggi, che è il 25 di settembre, sono gli unici tre droni sul mercato comprabili sotto i 250 grammi con caratteristiche da paura. Perché poi arriverà, come sapete, Autel Mini, ma ovviamente viene presentato il 28, quindi non è ancora possibile acquistarlo, poi magari arriverà anche qualcos'altro, ma attualmente questi tre droni sono gli unici sotto i 250 grammi. Siamo sotto i 100 metri di distanza, eccolo, è sopra di me. Perfetto, adesso inizierà il landing, è tornato perfettamente da dove è decollato, ok, e adesso inizierà la fase di atterraggio. Abbiamo ancora 45% di batteria, quindi tutto bene. Sta scendendo, basso la videocamera, eccoci qua, nostro accampamento. Perfetto, vado ad interromperlo e poi lo faccio atterrare manualmente. Eccolo qua, arrivato anche lui, atterraggio sulla mano. Perfetto, atterraggio perfetto. Siamo pronti adesso a fare il range test con il re dei droni sotto i 250 grammi, cioè il DJI Mini 2, e vediamo come si comporterà con i suoi nuovi e giovanissimi avversari. Quindi adesso decolliamo. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Perfetto. Andiamo anche con lui ad un'altezza di 70 metri. Direzione in nulla e via. Come per gli altri due droni, non ho registrato il video sull'SD del drone per non fare consumare troppa energia, preferito risparmiare batteria da quel punto di vista, perché comunque quando si fanno i range test la batteria è la cosa più importante, o meglio una delle cose più importanti, avere questa sicurezza nel ritorno della batteria, della durata della batteria. Quindi registrando anche il video ovviamente si va a consumare più batteria, quindi il video non l'ho registrato nella SD ma è solo quello che vedete nella registrazione del telefono. E questo l'ho fatto appunto per un discorso di risparmio della batteria, ma per tutti e tre i droni ho fatto la stessa identica cosa. Siamo a 400 metri. Per questo DJI Mini 2 abbiamo doppia frequenza, quindi 2,4 e 5,8 GHz. Lui dovrebbe switchare da solo in base alla situazione, in base alle interferenze, quindi decidere lui qual è la situazione migliore, mentre i due droni che abbiamo provato in precedenza hanno solo la 5,8, quindi è una frequenza unica che, nel senso, se dovesse avere problemi di interferenze non può avere un'alternativa. DJI in questa cosa sicuramente ha una marcia in più, però non è detto che riesca comunque ad avere la stessa distanza degli altri due droni, e soprattutto dopo quello che ha combinato il DJI con l'aggiornamento del radiocomando, dove deve avere modificato qualcosa nel protocollo della trasmissione, quindi non si ha più lo stesso range che si aveva in precedenza, o almeno così sembra. Allora, vado a muovere il gimbal, siamo quasi a 1 chilometro, tutto ottimo direi. Poi ditemi proprio come qualità nel ritorno video quale avete visto meglio, proprio come definizione, dettaglio, non parlo come fluidità ma proprio come qualità di quello che si vede nello smartphone, perché in teoria Apsanzino Mini Pro dovrebbe avere una risoluzione maggiore rispetto agli altri due droni.
siamo a 1200 metri, in questo momento non ci sono problemi, nessun lag, tutto super fluido, vedete il gimbal si muove benissimo. Vediamo, il gimbal si muove ancora bene, siamo a 1700 metri. Perfetto, abbiamo passato anche i 2000 metri. E tutto sembra procedere in maniera perfetta, 80% di batterie, quindi teniamo sempre d'occhio anche la batteria. 2100, e tutto ragazzi è perfetto per adesso. Aia, il gimbal ha avuto un ritardo nel muoversi a 2400 metri, segnale debole, ritornare, insistiamo un attimo. 2005, il gimbal si muove ancora bene, ha avuto un rallentamento prima ma adesso sembra tutto a posto. 2600 metri, 76% di batteria, teniamola d'occhio la batteria perché non vorrei essere fregato proprio con la batteria del DJI Mini 2. 2700 metri, tutto bene, sì, si muove ancora bene il gimbal direi. 2008, è andata via anche la scritta segnale debole, probabilmente ha cambiato la frequenza, cose del genere, quindi ha trovato una frequenza più stabile perché adesso comunque sembra tutto ottimo, si muove benissimo ancora il gimbal, perfetto. Siamo a 3100, a 3500 ritorniamo anche con lui, ragazzi, perché non voglio aver sorpreso con la batteria, quindi mi spiace, al massimo facciamo un pareggio a 3, si dividono una medaglia d'oro in 3, alle Olimpiadi l'hanno divisa in 2 nel salto in alto, qua la dividiamo in 3. 3200, ancora fluidissimo il segnale. 3300, 3400, segnale fluido. Ragazzi, a 3500 torniamo anche con lui, anche perché la batteria è 69%. 3500, fluidità del gimbal ottimo, quindi non c'è stato nessun rallentamento, nessun lag, quindi return to home anche per il DJI Mini 2. Ragazzi, non so cosa dire, siamo arrivati a 3.5 con tutti e tre i droni, quindi non lo so. Vediamo adesso cosa succede nel ritorno, se va tutto bene anche con lui, di non trovarmi qualche sorpresa con la batteria proprio con lui. Perfetto, ormai ci siamo, dai, piccolo DJI Mini 2, siamo a 500 metri, siamo a 40 metri, 30 metri, è sopra di me, sì, esattamente sopra di me, anche perché è il return to home di DJI, ragazzi, sempre tanta roba. 39% di batteria, adesso non ricordo se forse è quello che è andato più in crisi come batteria, può essere, adesso non mi ricordo, a dire la verità, come percentuale gli altri due, mentre vi sto parlando ovviamente, poi quando mi riguarderò i video lo saprò anch'io. Abbasso il gimbal anche per quanto riguarda il DJI Mini 2, ecco il nostro accampamento precisissimo DJI nel return to home, ma anche gli altri due ragazzi precisissimi direi. Perfetto, anche lui ragazzi, comportamento super perfetto, return to home perfetto anche per lui ragazzi, tutti e tre perfetti. Adesso tiriamo le conclusioni, perché l'unica cosa negativa l'ha avuta un pochino il Fimix 8 mini nel ritorno, in cui andava un pochino a perdere il segnale. Ok, adesso lo faccio atterrare anche lui sulla mano, poi tiriamo le conclusioni, perché ragazzi si sono comportati tutti e tre benissimo, l'unica cosa un po' il Fimix 8 mini nel ritorno, che ogni tanto perdeva il ritorno video, ma solo nel ritorno, probabilmente per un discorso di posizionamento delle antenne, credo. Quindi atterriamo con lui. Landing. Perfetto, atterraggio perfetto.
Ok ragazzi, tutto è andato bene, i droni sono tornati, sono qua, sono sani e salvi e hanno tutti e tre pareggiato, quindi tutti e tre come alle Olimpiadi dovrò dividere la medaglia, in quel caso se la sono divisa in due, qua la divideremo in tre perché tutti e tre sono arrivati a 3500 metri, poi io mi sono fermato perché non me la sentivo di andare oltre per un discorso anche di durata della batteria, per non rischiare nel ritorno che magari andasse qualcuno di questi tre droni in carenza di batteria, quindi a 3500 metri mi sono fermato e direi che tutti e tre tanta roba. L'unico problemino l'ho avuto un po', se vogliamo, il Fimix 8 mini nel ritorno, in cui quando stava tornando nel ritorno a casa ogni tanto il segnale video se ne andava, mentre andando in lontananza non ha mai fatto nessunissimo problema, ma se proprio vogliamo lui ha avuto questa piccola defiance. Quelle batterie secondo me ottimi tutti e tre, forse il DJI Mini 2 è quello che è arrivato con meno percentuale, però non lo so perché io ovviamente non l'ho ancora visto i tre video registrati, quindi sto parlando ma i tre video registrati non li ho visti, quindi durante il range test mi sono un po' perso con quale percentuale è arrivato uno, l'altro, quell'altro, quindi voi invece l'avete visto, scrivetemi voi anche cosa ne pensate da questo punto di vista, ma soprattutto scrivetemi con che qualità questi tre droni hanno il ritorno video, e non sto parlando di fluidità perché lì se la sono giocata alla pari, tutti e tre hanno avuto il gimbal che si è mosso fino a 3500 metri senza problemi, ma proprio intendo come qualità di definizione, visto che comunque in teoria l'Apsan Zino Mini Pro dovrebbe avere una qualità superiore rispetto agli altri due come risoluzione video. Quindi ragazzi, se questo mio range test o questo mio triplo range test vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram, seguitemi lì se vi va, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!